Sono in fase di ultimazione i lavori nell'ex sede dell'ITI in Viale delle Ceramiche, dove verranno trasferite 8 classi della secondaria di secondo grado dell'Istituto Comprensivo Carichi di Ostrocchi per via delle nuove norme di distanziamento sociale dettate dall'emergenza sanitaria. Il recupero dello stabile è stato possibile grazie ad un accordo fra l'amministrazione comunale e l'ente provincia bolognese dei frati minori conventuali che fa capo alla realtà religiosa dei francescani conventuali del nord Italia. Un comodato ad uso gratuito, mentre i lavori saranno a carico del comune, finanziabili attraverso i fondi messi a disposizione per le scuole dal Ministero dell'Istruzione, per una cifra fra i 270.000 e i 300.000 euro. Ci saranno in tutto circa 217 ragazze e ragazzi in ingresso e in uscita, in più la mattina in quel luogo della città. Stiamo già lavorando anche al rifacimento della segnaletica, perché ci saranno comunque anche degli interventi da fare proprio in termini di accessibilità, in sicurezza, per garantire appunto che sia in ingresso sia in uscita non ci siano difficoltà. Trattandosi di un luogo comunque molto trafficato, sicuramente dovremmo avere la massima attenzione, soprattutto nelle prime settimane dell'avvio, perché bisogna abituarsi a tante dinamiche nuove. E in questi giorni verrà montata la seconda scala di sicurezza. Ci saranno degli infissi da installare, ci sarà una parte di imbiancatura, insomma tutte le pulizie che sono già in corso, e appunto l'ingresso nuovo al quale stanno lavorando già da diversi giorni, più partirà anche l'installazione della nuova centrale termica necessaria appunto per garantire il riscaldamento della sede. Quindi sono tanti lavori, c'è poco tempo, però abbiamo iniziato, come dire, per tempo, pur avendo soltanto un mese, siamo riusciti a, come dire, organizzare tutto per il meglio. Io devo sicuramente ringraziare gli uffici del settore lavori pubblici, perché senza la loro devozione, insomma, senza la loro grinta, la loro energia, tutto questo non sarebbe stato possibile, perché davvero c'era da fare una lotta contro il tempo. Ma come dire, possiamo contare su grandi competenze e persone molto motivate, quindi riusciamo a partire per tempo con un edificio a posto. Il futuro di quell'edificio invece quale sarà? Il futuro deve restare legato alla funzione scolastica. Lo dico senza grandi giri di parole, perché è una sede importante, una sede con tanti spazi che devono veramente restare a disposizione dell'ambito educativo, perché comunque anche in futuro, anche nel caso ci siano dei lavori da fare in altre sedi, c'è sempre questo polmone, questo edificio che può essere molto utile per ospitare anche in via temporanea delle classi, può essere utilizzato per attività educative sempre collegate alle nostre sedi scolastiche, quindi è sicuramente una grande opportunità in più per tutti, per la città, e siamo davvero anche molto soddisfatti di questo passaggio, anche se fatto con ansia e con tempi davvero molto ristretti, però è davvero un'operazione che andrà a beneficio di tante ragazze e tanti ragazzi negli anni a venire, anche perché è stato iscritto all'anagrafe scolastica e dunque potrà essere anche oggetto di ulteriori finanziamenti da parte anche del Ministero per apportare ulteriori migliorie e per intercettare, come dire, risorse utili anche per qualificarlo ulteriormente nei prossimi anni.